Hi guys, I will try to speak in English, both in English and in Italian. Sorry for my bad English. Ciao ragazzi, proverò a fare questa recensione, questo piccolo post, sia in inglese e sia in italiano. As you know, in 2020 the Wingnut Wings company models closed. I don't know why, maybe due to the COVID. And it's very hard to find kits on the web. You can find them on eBay at very high price. Come sapete, la bellissima casa di produzione di modellini della prima guerra mondiale, Wingnut Wings, ha chiuso nel 2020 ed è difficilissimo trovare scatole di montaggio di questi modelli. Si trovano solo su eBay, ma a prezzi davvero alti. So I was surfing on the web and I found a very very nice under construction web. Have a look at it. Stavo girando sul web e ho trovato un sito davvero interessante, un sito in costruzione. Guardiamo di cosa si tratta. It's Cotare Models. And it's under construction, and in the main page there is the about us, and all the people listed in it are the same people listed in the Wingnut Wings website. Ho trovato questo sito, si chiama Cotare Model Kit Sets. E nella home page, l'unica pagina, un sito in costruzione, l'unica pagina che c'è la pagina About Us e sono elencati gli stessi personaggi, le stesse persone che sono elencate nella pagina di Wingnut Wings. So the question is, Wingnut Wings is coming back to life? I hope yes. And I will be very happy it will come back to life. E la domanda è: questa splendida casa Wingnut Wings di modellini della prima guerra mondiale in scala 1:32 tornerà davvero in vita grazie a questo nuovo progetto? Io spero davvero di sì. Ciao e grazie. Hi to all of you. Bye.